Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco ITSWEPRP+20. A cosa serve? ITSWEPRP+20 è un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per la manipolazione cellulare o biologica. È commercializzato in Italia dall'azienda Fide Farmaceutici S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Fide Farmaceutici S.p.A. Concessionario: Fide Farmaceutici S.p.A. Categoria di appartenenza: dispositivi per la manipolazione cellulare o biologica. Confezioni: ITSWEPRP+20 kit per preparazione plasma ricco in piastrine con tubo PRAS-20. Indicazioni: dispositivo medico, monouso, sterile, utilizzabile in ambulatorio o in sala operatoria per prelevare ed elaborare, mediante centrifugazione, una determinata quantità di sangue non coagulato al fine di ottenere plasma ricco di piastrine, PRP, in un sistema chiuso per applicazioni autologhe. Modalità d'uso: prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e verificare che i prodotti aggiuntivi necessari per l'estrazione e la preparazione del PRP siano disponibili. Controllare l'integrità della confezione e la data di scadenza. Non usare se la confezione è danneggiata o se la data di scadenza è superata. Usare il dispositivo immediatamente dopo l'apertura della busta. HYTSWEPRP20 è solo per uso singolo. Riutilizzare qualsiasi suo componente aumenterebbe il rischio di contaminazione crociata per il paziente / l'utente. Rispettare le dosi prescritte di anticoagulante, acidia o citrato di sodio 3,8% e attivatore, CAC2, 10%. Per prelevare l'anticoagulante e la soluzione attivatrice, utilizzare le cannule incluse nel dispositivo per CAC Copyright. Contengono un filtro idrofilo interno da 5 mm che previene l'aspirazione di qualsiasi frammento di vetro o altro elemento pirogenico. Descrizione e caratteristiche. HYTSWEPRP20 è un dispositivo medico, sterile, monouso, ad uso ambulatoriale o chirurgico, che permette di estrarre 20 ml di sangue non coagulato ed elaborarlo, mediante centrifugazione, al fine di ottenere plasma ricco di piastrine, PRP, in un sistema chiuso per applicazioni autologhe. Non sono inclusi materiali di origine animale nel dispositivo NA Copyright, vengono utilizzati nelle fasi del processo di fabbricazione. Non sono inclusi derivati di sangue umano nel dispositivo NA Copyright, vengono utilizzati nelle fasi del processo di fabbricazione. Non sono incluse sostanze medicinali nel dispositivo. Non sono utilizzati ftalati sia nel processo di fabbricazione che in ciascuno dei suoi componenti. Sterilizzato ad ossido di etilene. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.